Oggi apre i battenti ufficialmente la 16ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. La BMTA, che andrà avanti fino a domenica prossima, si conferma un evento internazionale unico nel suo genere. Sede del più grande salone espositivo al mondo del patrimonio archeologico e della prima mostra internazionale di tecnologie interattive e virtuali. Luogo di approfondimento e divulgazione di temi dedicati al turismo e ai beni culturali, oltre che occasione di incontro per gli addetti ai lavori, per gli operatori, per i viaggiatori, per gli appassionati. Un format di successo testimoniato dalle prestigiose collaborazioni di organismi internazionali quali UNESCO, UNWTO e ICC Rom, oltre che da 8.000 visitatori, 150 espositori con 30 paesi esteri, 50 tra conferenze e incontri, 300 relatori, 350 operatori dell'offerta, 150 giornalisti. La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico è promossa dall'Assessorato ai Beni Culturali e al Turismo della Regione Campania, dalla provincia di Salerno, dal comune di Capaccio Pestum e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta. Ad aprire la conferenza questa mattina è stato il sindaco di Pestum, Italo Vozza, nello splendido scenario della Basilica Paleocristiana, insieme al direttore Ugo Picarelli e a numerose personalità di spicco del mondo delle istituzioni. Ospite d'eccezione l'ambasciatore del Venezuela, Julian Isaias Rodriguez Diaz. Numerose le sezioni speciali dalla mostra multimediale Archeo Virtual, Archeo Lavoro, orientamento ai corsi di laurea e master in archeologia e archeo incontri, fino ad arrivare ai premi speciali come Pestum Archeologia e Antonella Fiammenghi.